Mister Assiasse Cosmi, allora intanto chiediamo come si può rialzare, visto che parliamo della Salernitana, una squadra che al momento è ultima in classifica in Serie A, mister. Ma c'è una sola maniera, fare una serie di risultati, insomma, che innanzitutto ti riattivano a livello mentale alcune situazioni che inevitabilmente hai perso, perché quando sei ultimo in classifica e non vinci, l'aspetto psicologico conta tantissimo, quindi a Sassuolo sarebbe stato ovviamente opportuno vincerla quella partita, però non è successo, però intanto è un piccolo mattone. L'errore più grande è quello di pensare, secondo me, ovviamente, perché mi è già successo, di aspettare gennaio per poter cambiare le cose. Tanto devi fare più punti possibili da qui a gennaio. Poi la società, anzi, ma l'allenatore sapranno eventualmente dove intervenire. Perché questo è un lasso di tempo da qui alla sosta, diciamo così, la sosta di dicembre, troppo fondamentale, dai, per la Salernitana, ma per tutte le squadre che combattono per la salvezza. I valori tecnici di questo campionato, mister, oltre alle possibilità che ha la Salernitana per salvarsi, sono alzati secondo lei? Ma guarda, ingannevole è il campionato dell'anno passato, cosa per esempio che a Napoli non hanno, a mio giudizio, ben recepito, perché Napoli è andato nettamente al di sopra di quello che è il valore non di quella squadra, di una squadra, ha fatto un cammino strapitoso. E contemporaneamente le altre hanno fatto un cammino vergognoso, vergognoso, esagerato, deludente. Mi riferisco a Inter, Milan, Juve. Quindi c'è stato quello che ti fa pensare, da un lato un Napoli meraviglioso e le altre troppo al di sotto delle proprie possibilità. Quest'anno mi sembra che c'è più concorrenza, quindi è da stabilire, credo che sia un pochino alzato perché essendoci più concorrenza in alto, i valori globali, insomma, sono migliorati. L'anno scorso, parliamoci qua, c'era una squadra che giocava meglio di tutti, che faceva risultato sempre. Quest'anno non è così. I tifosi della Salernitana che ruolo possono avere anche nell'operazione salvezza, nel rilancio di questa squadra? Ma Salerno è da sempre, non da quest'anno, insomma, uno di quei luoghi dove il calcio ha un valore diverso da altri posti. Che significa? Significa che c'è una passione, un'identità con la propria squadra, una voglia reale, non a chiacchiere, ma reale di sostenere la propria squadra e quindi di conseguenza questo è un valore. Cioè io ancora credo che un pubblico che è dalla tua parte ti aiuti e il pubblico di Salerno è uno di quei pubblici che in casa, ma soprattutto fuori, riesce sempre a venire, riesce sempre a sostenerti. Quindi credo che questo è il discorso che faccio io, poi quello che conta è quello che recepiscono i giocatori. È quello che conta, perché io magari da esterno dico, ammazza, questi hanno un pubblico così, però poi quello che le devono sentire veramente, quest'amore, questo affetto, sono i giocatori. Che ricordi ha delle gare giocate contro la Salernitana, quindi da avversario anche nel contesto dello stadio Arena? Ma questo è uno stadio dove io vorrei giocarci contro 40 partite su 40, perché a me mi intristiscono gli stadi dove non c'è pubblico, dove non c'è partecipazione, quindi anche da avversario, perché poi alla fine mi sono confidato, anzi, ti dico un inedito, la mia prima partita col Perugia in Coppa Italia è stata a Salerno, e dove perdemmo 1-0, no, a Ah, Salerno a 1-0, Lecce. e al ritorno vincemmo 2-1, ma non bastò per qualificarsi in Coppa Italia. E quindi c'è anche il legame, diciamo così, storico-affettivo. Niente, insomma, quindi che devo dire, insomma, è un posto dove giocarci da avversario, secondo me, per chi ha le palle ha un valore particolare. Per chi interpreta questo mestiere come da andare a fare una passeggiata domenicale, allora è identico. Un'ultima cosa, è mai stato contattato dalla No. Salernitana? Mai, mai personalmente da un dirigente della Salernitana, quindi mai. Viste, per tutto Mercato Web, tutto Salernitana, lei ha allenato Mazzocchi, no? Giocatore, quanto ancora può dare questo calciatore alla Salernitana? Allora, intanto ho allenato un uomo, vero? Questa è una considerazione che ci tengo a precisare perché in un mondo dove è sempre più difficile allenare dei giocatori uomini, Pasquale è
è stato non una scoperta, però un incontro meraviglioso. Tant'è vero che ieri è venuto a trovarmi, ci siamo salutati per pochissimo tempo, però mi fa sempre piacere perché veramente è un ragazzo d'oro. Oltre che aveva delle qualità che avevo intuito a Perugia, ovviamente non dico che ero l'unico, però ero uno dei pochi che in quel momento, e lui lo sa, prevedeva per lui un futuro che poi ha raggiunto, insomma. Quindi è un giocatore importante, è diventato un giocatore importante per la Salernitana, è inutile negarlo. Il fatto che si sia ripreso, insomma, dall'infortunio dell'anno passato, credo che sia di buon auspicio per questa e per la Salernitana. Sono contento anche per lui, che è uno che ci mette tutto in campo. Ultima da parte mia, se fosse allenatore della Salernitana, cosa chiederebbe a gennaio? Ma a dicembre un bel panettone. No, ma che chiederei, ma sono dinamiche che bisogna conoscere, no? Devi conoscere il rapporto. La vista che... Salernitana, dove va? Ah, pensare, tu dici proprio... Secondo me la Salernitana non è inferiore a 4, 5, 6 squadre che in questo momento la precedono, su quello non c'è dubbio. Però io ti dico che ho visto spesso il Frosinone gioca con uno spirito particolare. Io credo che l'acquisto migliore che deve fare la Salernitana è trovare lo spirito giusto, quello di credere nelle proprie qualità che ci sono. Ovviamente aver recuperato Dia credo che sia una cosa fondamentale per la Salernitana, ma non solo. Giocatori attendibili per salvarsi ce l'ha in tutti i ruoli. Il problema è che la classifica ti fa diventare giocatori anche forti, magari meno forti perché giochi con una condizione psicologica. Deve superare quella impasse.